In collegamento con il sindaco di Lustra Cilento, Luigi Guerra, per tracciare un bilancio della situazione Covid, ma anche per discutere di tante altre attività che si stanno svolgendo proprio all'interno del comune di Lustra. Sindaco, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito per questa web conference. Vogliamo tracciare un po' con lei il bilancio di come sta procedendo, ecco, l'attività amministrativa per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Sappiamo che ci sono dei contagi anche nel comune di Lustra. Che cosa ci può dire, sindaco? Innanzitutto, come stanno i cittadini? Allora, fortunatamente stanno bene, cioè non ci sono casi particolari, anche se delle persone anziane, logicamente, come sappiamo, quando colpisce le persone anziane è molto più difficile la situazione, si fa un po' più complicata in questo verso. Io sono in contatto, in stretto contatto con tutti loro, ogni giorno, periodicamente, ci sentiamo. Fortunatamente molti stanno iniziando a guarire, diciamo così, se possiamo usare questo termine, e questo ci fa ben sperare. Purtroppo ieri è arrivata la notizia di 5 nuovi casi nel nostro comune, che però sono legati tutti quanti alla stessa famiglia, allo stesso nucleo familiare, per cui erano già in quarantena, in regime di quarantena, se possiamo usare questo termine, o meglio dire isolamento. E c'è stata anche una bella notizia però ieri di una persona che è guarita, sono già tre guariti nel nostro comune e adesso abbiamo un bilancio attualmente di 14 positivi. Sono tutti quanti più o meno concentrati nella stessa area geografica, nelle due frazioni e purtroppo lo stiamo vivendo in prima persona, lo stiamo vivendo in prima persona. Sindaco, venerdì scorso avete fatto consiglio comunale, ecco, ci potete aggiornare su quali sono le attività che il comune di Lustra metterà in campo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Sappiamo anche di una bellissima iniziativa riguardo l'indennità di carica, non solo sua ma anche di altri componenti della giunta. Sì, sì, grazie, grazie. Sì, mi collego alla sua domanda proprio parlando dell'indennità di carica. Come sanno tutti, il 26 ottobre c'è stato un decreto legge, il 26 ottobre scorso, dove rapportava, dove dava la possibilità ai primi cittadini e alla giunta di aumentare l'indennità di carica nei comuni sotto i 3.000 abitanti dell'85%. Noi che cosa abbiamo fatto? È stata una decisione unanime, non ci abbiamo proprio pensato. Abbiamo deciso di farlo subito, anche perché bisogna agire quando sono questi momenti. E allora che cosa abbiamo pensato? Dato che questa grave crisi pandemica purtroppo non è solo pandemica, ma è anche economica, perché molte ditte purtroppo sono chiuse, alcune attività commerciali sono costrette a chiudere, molti operai, molti nostri concittadini sono in cassa integrazione e come sappiamo la cassa integrazione non arriva il giorno dopo. Abbiamo deciso anche noi di dare il buon esempio e tirando un po' la cinghia, cioè è brutto questo termine, però lo devo dire. Allora noi che cosa abbiamo fatto? La giunta ha rinunciato all'intera indennità fino al 31 dicembre. Io come sindaco ho rinunciato a quell'85% che era previsto nel decreto ministeriale del 26 ottobre e abbiamo rilasciato nel bilancio comunale ben 3.000 e quasi 3.400 euro circa a disposizione delle casse del comune di Lustra. Abbiamo voluto dare un buon esempio che in questo periodo va più che bene, possiamo dire così. Poi per quanto riguarda l'amministrazione, sì, abbiamo tenuto il secondo consiglio comunale e sono stati discussi vari temi. Uno è stato quello che finalmente dopo 10 anni questa amministrazione comunale ha riuscito ad creare, possiamo dire così, un gruppo di protezione civile, anche viste le ultime proprie esigenze per quanto riguarda il Covid. Oggi avere un gruppo di protezione civile che può dare una mano all'amministrazione, avere delle persone, e sono molto contento perché c'è stata un interesse generale di tutta la popolazione a questo gruppo di protezione civile, è una cosa buona, è una cosa che serve in questi momenti, anche perché le spiego,
Noi, riprendo il discorso Covid, siamo a completa disposizione di quei cittadini che purtroppo meno fortunati oggi sono rinchiusi in casa e come le dicevo ci sono anche intere famiglie, cioè che non possono andare a fare la spesa. Allora, avere un gruppo di protezione civile che può assistere queste persone, che può darci una mano, è una cosa veramente... che ci serve, ci serve. E questo mi fa ben sperare perché vedo molte persone che si sono interessate, come le stavo dicendo prima, e c'è questo spirito di altruismo che veramente mi ha colpito e veramente mi ha reso contento di questo. Come amministrazione siamo un'amministrazione molto giovane, l'età della giunta, l'età media della giunta è di soli 30 anni, 32 anni. Cioè, è una cosa bellissima. Abbiamo tantissime idee, abbiamo tantissima voglia di lavorare e abbiamo tantissima voglia di metterci in gioco. E abbiamo iniziato in questi giorni inizieremo con l'installazione, ne dico solo alcuni dei progetti, l'installazione del wifi in alcune piazze del comune, libera e gratis, per creare un comune più connesso. Poi stiamo lavorando su un restyling, del paese. Con vari progetti proprio a dare una rivoluzione urbanistica a questo comune. Infatti, leggevo, ecco, sulla sua pagina istituzionale che nonostante il triste periodo che stiamo un po' affrontando tutti quanti, l'amministrazione comunale di Lustra non si è fermata per quanto riguarda l'urbanistica, insomma, nel vostro comune. Avete proceduto con tanti lavori di restyling ed è bello, insomma, vedere che si continua a migliorare per il bene della comunità. Sindaco, allora, prima di concludere la nostra intervista, un suo messaggio a questo punto ai cittadini di Lustra, in particolare a quelli purtroppo colpiti dal Covid. Allora, il mio messaggio è chiaro, io adesso lo faccio pubblicamente, però questo messaggio che adesso sto facendo pubblicamente, io lo faccio periodicamente, se non ogni giorno periodicamente, io sono in stretto contatto con loro e glielo ripeto. Noi, cari concittadini, anche se colpiti da questo virus, noi vi siamo vicini sentimentalmente, vi siamo vicini operando, lavorando proprio per venirvi incontro in tutte le vostre esigenze. E un pensiero grande in questo momento va, come le ripetevo all'inizio, a quelle persone più anziane che hanno più difficoltà a combattere questo virus. Un mio pensiero va a loro, ma anche una mia preghiera va a loro e che si possano riprendere presto. Questo è il mio messaggio di augurio, che tutti insieme sconfiggeremo questo virus rispettando logicamente le regole, perché il virus si combatte rispettando le regole. Fino adesso abbiamo solo quest'arma per combatterlo e ne usciremo tutti quanti come comunità, come paese di Lustra più forti di prima e più motivati a far bene per questa nostra comunità.